Queste raffrontate, la Vastese, una delle formazioni più in forma in questo momento, 3 vittorie consecutive, ma soprattutto sarà anche un doppio impegno, perché poi sarà anche quello di Coppella sempre con lo stesso avversario. Sì, sì, intanto pensiamo a una partita di domenica, come hai detto tu, è una squadra che sta avendo un ottimo momento di forma, abbiamo 3 vittorie di fila, però 5 partite che non perde. Una squadra che secondo me negli 11 titolari è una delle 3-4 squadre più forti del campionato. Stanno vivendo un momento di difficoltà societaria, però in queste situazioni o ti sfaldi o ti compatti, e invece loro si stanno compattando, stanno facendo un grosso campionato. Arriva anche una sorta di rush finale fino al girone d'andata, tra parentesi, dove molte gare le giocherete in casa. Sì, sì, è vero, però una squadra che deve puntare a vincere non deve pensare a giocare in casa o fuori, sono tutte partite importanti, però dobbiamo essere bravi a pensare una partita alla volta, perché fare delle scalette poi non porta bene. Pensiamo alla Vastese, che sicuramente sarà una partita difficilissima, l'abbiamo già visto nella partita d'andata di Coppa, quindi è una partita dove ci vuole un atteggiamento importante.